È irresponsabile mandarti allo sbaraglio senza nessun tipo di supporto. Nel rifugio troverai gli elementi base della tua attrezzatura da attivista del DedSec. Abbiamo delle sofisticate soluzioni per proteggere la tua identità dalla tecnologia di riconoscimento facciale. Si chiamano maschere. E già che ci siamo, che ne diresti di rinnovare il tuo guardaroba? Insomma, guardati. Ora hai tutti i tuoi giocattoli nuovi, ma devi apprendere le basi del mestiere. Devi imparare a fare a pugni, come darli e come prenderli. Se Albion ti vede arrivare ad armi spianate, ti tempesterà di proiettili. Noi cerchiamo di evitare i danni collaterali. Per il DedSec, l'uso delle armi è una soluzione estrema. Conosci già Connie Robinson? È la proprietaria del pub e un vecchio contatto del DedSec, ma anche una mezza campionessa di boxe. Sali sul ring con lei, ti mostrerà come usare i pugni. Cerca di superare la mia difesa. Trova il punto debole. Non avrei saputo fare di meglio. Ben fatto! Continua a muoverti. Crea della distanza tra me e te. Stai imparando. Ben fatto! Molto bene, hai tutto? Sai come fare a pugni senza colpirti da sola e hai capito che è meglio non sparare all'impazzata? Splendido! Sto preparando un piano d'attacco per trovare Zero Day e metterli con le spalle al muro. Ma mi serve qualcuno con delle spalle vere e proprie e ti voglio pronta. Dobbiamo saperci controllare se vogliamo convincere il pubblico che non siamo dei fanatici violenti. Confido che tu sappia gestirli al meglio. Ma ricordati, ora rappresenti il DedSec. Una persona come te potrebbe fare la differenza. Vuoi far parte dei buoni? DedSec, vi piace proprio arrivare di soppiatto, eh? Comunque forse ho qualcosa per voi. Continua. Qualche settimana fa hanno licenziato me e i miei 300 colleghi di reparto. Ci avevano già rimpiazzati, prima ancora che mettessimo il culo fuori dalla porta. Che cosa terribile. Non mi serve la tua compassione, sto bene, ma la faccenda mi puzza molto. Non me la danno a bere. Ci deve essere sotto qualcosa, di sicuro. Vorresti che il DedSec indagasse, dunque?
Che scoprissimo chi vi ha rimpiazzati? Esatto. Come si suol dire, una mano lava l'altra. Ok, da dove cominciamo? Una cosa è certa, Londra è sotto occupazione. Le strade sono pattugliate da mercenari armati che dovrebbero garantire la sicurezza, ma in realtà diffondono la paura. Non mi stupisce che Albion abbia tutto questo potere. Ha sottomesso tutti con il terrore. Dobbiamo spingere la gente di Londra a resistere, mostrando a tutti che Albion non è la soluzione, è il problema. A questo proposito ci servono informazioni. Sto inviando le coordinate di due posizioni al tuo Optic. Ottimo, Bagley. Io ho individuato due possibili obiettivi. Uno, sabotare la propaganda di Albion, ricordando alla gente che Albion non è l'unica scelta possibile. Due, acquisire informazioni sulle operazioni di Albion per ostacolare i loro piani. Ci stai? Non vedo l'ora. Diamo alla gente qualcosa per cui combattere. Perfetto. Coinvolgiamo la gente di Londra. Un'azienda del ramo tecnologico con un'etica discutibile? Mi sembra strano, ma direi di investigare. Darò una controllata. Organizzare un gruppo di resistenza richiede attivisti specializzati. Abilità tecniche, uso delle armi da fuoco e addestramento fisico sono fondamentali. La box clandestina è un buon metodo per scovare gente che sa darle o prenderle. Sconfitti tutti gli avversari dell'arena, avrai l'opportunità di affrontare il suo campione. Prova la tua superiorità e potrebbero decidere di accettarti nel DedSec. Credo sia un rito di iniziazione primitivo quanto basta. Albion ha trasformato le Royal Courts of Justice in una base operativa. Stai scherzando? Quindi non esiste più l'ombra di un sistema giudiziario. Ora che Albion si è presa le Courts, possiamo dire addio al giusto processo. Esatto. Tuttavia è probabile che qui troveremo informazioni su come Albion prende di mira quali dissidenti e per quali motivi. Quei dati ci servono se vogliamo sabotare le loro operazioni. Oh, cavolo! Merda, era dei nostri! A te! Questa zona è vietata!
Cosa hai trovato, Bugly? Ho una lista di obiettivi primari di Albion considerati minacce alla pacifica vita londinese, tipo un giornalista e la responsabile di una comunità di accoglienza. Mamma mia, che paura! Non ci posso credere! Tutti sospettati di subillare la rivolta o di avere atteggiamenti... Albion sta arrestando sistematicamente i dissidenti ancora prima che protestino. Peggio per loro. Quella lista può tornarci utile per trovare spiriti affini che potrebbero aiutarci. Ben fatto. È tempo di sabotare la propaganda di Albion e di dare speranza alle persone. Allarga le braccia, subito. Allontanati da me. Oh, non ne posso più di vedere simboli di Albion ovunque mi giri. La città non appartiene a loro. Devono piantarla. Datti da fare, le cose inizieranno a cambiare. Dobbiamo dare a Camden una bella ripulita. Ci penso io. Faccia da culo. Hackerando quella piattaforma verticale, potresti accedere al tetto.
Vi ricordiamo che modificare i dispositivi ottici o installare programmi illegali è un reato che compromette la sicurezza di Londra e la vostra. Molto bene. Ora avremo l'attenzione dei cittadini. Sapranno che c'è qualcuno che si oppone ad Albion. Accenderemo la fiamma della ribellione. E poi la zona è diventata più bella da vedere. E ora? Abbiamo già i risultati delle vostre operazioni di Camden. In quell'elenco c'era un giornalista che sta indagando su Albion. Lo abbiamo contattato e pare sia in possesso di informazioni interessanti. Dovresti raggiungerlo. Inviami le coordinate. Ucciderai qualcuno! Mi hanno detto che ti serve aiuto. Che succede? Siete voi quelli che si ribellano ad Albion? Non pensavo che ci fosse qualcun altro. Io mi sono limitato a informare la gente, ma voi siete passati all'azione. Abbiamo altra scelta? Se non agiamo, Albion diventerà sempre più potente e non potremo più fare nulla. Dicevi di avere qualcosa per noi? Ho rischiato la pelle per avere queste informazioni. Sono dati sulle operazioni di Albion, tragitti dei convogli, sospetti sotto sorveglianza, risorse. C'è tutto. Credo che ne farete buon uso. Non potevo chiedere di meglio. Ecco un esempio. Albion ha chiuso King's Cross al pubblico, giusto? Ma la gente non sa che è diventato una loro centrale logistica. Materiali, truppe e non solo. Passa di tutto da lì. Volete dare una bella scossa alla gente? Colpite quel posto. Rendetelo inutilizzabile e intralcerete tutte le operazioni di Albion qui a Camden. E nel resto della città. Beh, tanto vale cominciare da lì, no?